Spero anche per la disponibilità a proseguire il dialogo da parte della nostra associazione, l'Accademia per il Codice Inter, anche gli amici dei 5 Stelle mi pare siano lieti di proseguire questo dialogo e che probabilmente sarà a questo punto oggetto di un altro incontro, forse all'indomani della decisione sul caso Android, che meriterà la valutazione delle ricadute, perché quello che diceva Stazzi è molto interessante, cioè non tanto soltanto in termini così di giustizia allo stato puro, ma anche poi capire quanto quella decisione consente una tenuta rispetto al sistema per questa parola benessere che magari invece viene scalfita. Il tema della privacy è un esempio, no? Per tutelarci di più ci rallentano la connessione. E allora sarebbe interessante magari organizzare a questo punto a settembre un'altra riflessione, questa probabilmente più di stampo giuridico, perché entreremo dentro anche la definizione di abuso di posizione dominante, anche le pratiche che si allontanano da un legittimo esercizio di una posizione dominante che è legittima ed è invece l'esercizio abusivo che viene sanzionato. Questo bisogna sempre ricordare, non è una colpa essere in posizione dominante, neanche per il diritto. La colpa diventa quando da quella posizione dominante si va a perpetrare un comportamento abusivo. Grazie. Grazie.